Ciao Gentaglia, sono Shoot I Hate You e questo è Breaking Italy, lo show che viene onda da lunedì al venerdì su YouTube, nel quale parliamo di cosa succede nel mondo. La prima cosa della quale volevo parlarvi oggi è la presentazione avvenuta ieri di Windows 8, la nuova versione del sistema operativo più famoso e utilizzato al mondo. Windows 8 prende il posto di Windows 7 e secondo Steve Sinfoski, o qualcosa del genere, che è il presidente della Windows and Windows Live Division, è molto più veloce e leggero dei predecessori, ha delle funzionalità in più, ma la cosa più importante è l'impatto completamente diverso che si ha guardando la schermata principale, che non è più il desktop, che diventa invece una finestra secondaria. Questa nuova cosa, che inizialmente doveva chiamarsi Metro, poi invece hanno deciso di non chiamarla più Metro perché è così importante dare i nomi alle cose, infatti l'hanno chiamata nuova interfaccia di Windows. Tende a seguire la strada già battuta da Apple nel voler rendere la fruizione di vari sistemi come un'unica completa esperienza utente. È stato infatti presentato anche Windows Surface, il nuovo tablet di Microsoft, che effettivamente ha lo stesso tipo di utilizzo, queste grosse icone rettangolari o quadrate, interattive, alcune si muovono, mostrano dei dati, ma sono comunque delle icone, sono cliccabili e aprono delle app. La cosa più interessante, io l'avevo già detto, mi interessa moltissimo il tablet di Microsoft perché ha una tastiera fisica. L'idea di Microsoft infatti sarebbe di collocare il tablet non solo nell'area di utilizzo dei tablet, ovvero prendo appunti, guardo internet, scrivo stronzate su Twitter, ma anche come una sorta di mezzo laptop. Sappiamo benissimo che ad esempio scrivere dei lunghi testi su un tablet è pressoché impossibile. E a chi dice il contrario, Gentaglia, provate a scrivere la vostra tesi o la vostra tesina su un tablet, non è fattibile. Né è fattibile ad esempio per un giornalista prendere appunti su un tablet, infatti non lo si vede praticamente mai, è scomodo. Allora tutti si chiedono, questa cosa funzionerà o crasherà continuamente? O magari funzionerà bene per i primi 2 mesi e poi diventerà lentissima? Tutte cose che nessuno si inventa, in realtà vengono dalle varie esperienze utente dei prodotti Windows che storicamente hanno questo tipo di problema. Detto ciò, questo tablet mi piace un sacco, proprio particolarmente, e mi piace anche il prezzo del nuovo Windows. Infatti il classico DVD di aggiornamento da una vecchia versione qualsiasi di Windows costa $60, ma scaricarlo dal sito di Windows ne costa 30, e per chi ha una recentissima versione di Windows 7 costa solo 15 euro, quindi non c'è neanche la necessità di piratarlo. Cacciate 15 euro e compratevi la versione originale. E prima di passare all'ultima notizia per oggi, cercando di mantenere questo Breaking Italy breve breve breve, così posso riuscire a ritagliarmi 2 o 3 ore di tempo per sedermi sul divano e leggermi più comodamente i commenti ai video che mi avete lasciato in questi giorni, vi mostro la fila della Gentaglia di oggi. E Simone ci manda questa foto nella quale ci mostra un pochino del suo muso, non tutto però, lo copre con il mio logo e con un disegno che a sua detta è fatto in stile un po' steampunk, e la bocca è un po' cucita, un po' no a significare il fatto che io dico quello che voglio, capito? Quindi pizza. Comunque, grazie Simone, grazie mille, sei il nostro alfiere per oggi. E in ultimo volevo chiedere a voi Gentaglia, se ancora ne siete in possesso, quanto vale la vostra virginità? Vale più di $780,000? Secondo questa ragazza, no. Questa infatti è Catarina Migliorini, ventenne, che ha deciso di mettere appunto all'asta la propria virginità. L'asta peraltro è parte di una sorta di film slash documentario in merito a teenager o comunque giovani ragazzi che si sentono tardi nel maturare in tal senso, e uno dei protagonisti è appunto Catarina, che appunto è riuscita a trovare un acquirente per la propria vagegia e ha immediatamente allontanato le accuse che subito le pendono sulla testa di prostituzione. Lei infatti ha detto che questo è semplicemente un caso isolato, non succederà mai più, lo sta facendo soltanto questa volta. Quindi evidentemente se qualcosa la si fa una volta sola non vale. La cosa più interessante di questa storia non è che a vincere l'asta online sia stato un misterioso utente giapponese di nome Natsu, quello è semplicemente spaventoso, ma il fatto che Catarina darà la maggior parte di questi soldi in beneficenza, non li terrà per sé. Venderà la propria virginità per dare i soldi in beneficenza a un'associazione che si occupa di costruire case per famiglie disagiate. Catarina inoltre non è l'unica protagonista di questo documentario a vendere la propria virginità, è anche un ragazzo, questo ragazzo di nome Alex Stefanov, che però la venderà per la misera cifra, in confronto alla cifra di Catarina, di $3,000. Gentaglia, vorrei sapere da voi, è prostituzione? Non è prostituzione? È giusto o sbagliato? Specie se poi i soldi si danno in beneficenza. Capisco che sarebbe molto più facile dare un giudizio, nel senso, voglio un sacco di soldi, quasi $1,000,000, quindi venderò la mia virginità, ok? È più facile giudicarti, ma se poi tu quei soldi li dai in beneficenza per fare del bene alle altre persone, è prostituzione? È giusto o sbagliato? E voi vi mettereste inoltre nelle mani di un misterioso signore giapponese di nome Natsu? Fatemi sapere la vostra opinione e aggiungete anche un'altra cosa. 20 anni è troppo in là per la prima volta? E questo, Gentaglia, è tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Grazie per aver guardato e buon fine settimana. È bello quando arriva il venerdì. Grazie a Fanpage che sponsorizza Breaking Italy. Grazie a tutti voi che
sponsorizzate Fanpage, che sponsorizza Breaking Italy in un certo senso, perché voi supportate Fanpage, che supporta me, io supporto voi, è una sorta di... no? Siamo come il gruppo Bilderberg. Grazie Gentaglia, ci vediamo a lunedì alle 18. Ah, un'ultima cosa. We're free in the land of America. Sto cantando la canzone del trailer di Bioshock, anche se non la conosco. Però quel trailer sembra bellissimo, voglio giocare al nuovo Bioshock. Siamo come il gruppo Bilderberg.